insieme politica per il Signore. Perché altrimenti noi riduciamo
insieme di racconti più o meno storici a che riguardano il passato. E allora immaginiamo il deserto con le dune, con la palme, con le zanzare, con tutto quello che c'è, e non riusciamo a capire che il deserto è una condizione di vita. È un insieme di situazioni dove si avverte da una parte l'isolamento, la solitudine, la fame, il sole, l'assenza di quella vita della città, eccetera, no? Ma dall'altra si avverte anche la possibilità dell'ascolto della parola di Dio. L'abbiamo un po' approfondito già nel primo passaggio, lunedì scorso. Quest'anno facciamo questo lunedì facciamo un altro passaggio, un'altra esperienza. Al deserto aggiungiamo la montagna, il monte. Perché? Perché il cammino del popolo di Israele, quando esce dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto, praticamente anche se dura 40 anni, dopo 430 anni di schiavitù, per 40 anni nel deserto, ma questo cammino ha una meta. La meta qual è? Arrivare al monte di Dio, l'Oreb, o Sinai, stesso nome, o Jebel Musa, Musa e Mosè. Allora, chi già presente Israele e Sinai, quella specie di triangolo che c'è, no? Tra l'Africa e poi la parte della Turchia, eccetera. La diversa collocazione del Sinai ovviamente è verso il fondo del cono. Ci sono oggi tante altre interpretazioni, ma a noi non interessa. A noi interessa che quel monte è il segno dell'alleanza che Dio rinnova con Israele dando i 10 comandamenti. Ma come il deserto, giusto per fare una sintesi, come il deserto è il luogo del cammino, del tentativo di uscire da una schiavitù, quindi da una sofferenza, e ritrovarsi in un'altra sofferenza. E manca l'acqua, e manca la carne, e manca il pane. E voi ricordate la manna nel deserto? L'acqua che scaturisce dalla roccia, le quaglie che arrivano, perché il popolo di Israele dice: ah, finalmente siamo liberi, e poi Mosè dove ci ha portato? Stavamo lì, avevamo le pentole della carne, avevamo le cipolle, l'erba da mangiare in Egitto, e qui stiamo a fare la fame. Torniamo in Egitto, cioè tornare agli idoli, tornare nella schiavitù. E tutto questo non è oggi la storia del popolo di Israele, ma è la nostra storia, letta con gli occhi di Dio. Perciò, per coloro che fanno la prima volta, no? Quella che chiamiamo la lezione divina, è un esempio molto semplice, è quello che dico: primo capiamo quello che leggiamo, che dice. Ma quello che leggiamo a me dice qualcosa? Perché non penso e non devo pensare solo a quello che chi ha scritto voleva dire pensando a Mosè, pensando a Israele, al Faraone, eccetera. Oggi questa parola Dio la rivolge a me. Cosa mi dice? E se la percepisco come una parola che Dio rivolge a me, questa parola diventa preghiera, del prego.
diventa cioè una risposta a Dio, per capire come Dio continua a guidare la mia vita. E allora ho scelto due brani, capitolo 19, alcuni versetti, e capitolo 24. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. E vedete quante volte la parola deserto, quante volte la parola monte, montagna viene ripetuta in un versetto. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti ed una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole come gli aveva ordinato il Signore. E tutto il popolo rispose insieme e disse: quando il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Questo è il primo brano. Un cammino verso la libertà. Ma quella che poteva sembrare una meta raggiungibile presto, dopo che attraverso il Mar Rosso, diventa un lungo cammino, lungo, fino ad arrivare al Sinai, che dura 40 anni. E questo racconto oggi noi lo troviamo al capitolo 19, quindi 8 versetti, è un insieme, non notate per esempio le ripetizioni, un linguaggio che sembra articolato però si ripetono le cose, no? Il deserto del Sinai che è nominato più volte e le varie tappe che aveva fatto Israele prima di arrivare al Sinai. Ma il punto qual è? Arrivare al monte Sinai. Mosè salì verso Dio, vedete? Questa piccola espressione ci fa capire che per l'ebreo parlare della montagna significa parlare del desiderio di incontrare Dio. È l'uomo che sale verso Dio, ma poi è Dio che chiama l'uomo. Dio chiamò Mosè, lo chiama dal monte. È il desiderio dell'incontro, di quella alleanza che Dio ha stabilito con Israele, costituendo anche Mosè come guida del popolo, lo aveva mandato. E per inciso, per chi non lo dovesse sapere, Mosè inizia questa avventura a 80 anni, perché fino a 40 anni, salvato dalle acque, vive in Egitto, assume un ruolo importante perché risulta adottato dal faraone, ma non dimentica la sua identità di ebreo. E quando vede
fariseo, un egiziano, che addirittura sta percuotendo ingiustamente un ebreo, lo uccide e lo mette sotto terra. E allora comincia ad avere paura. Perché qualcuno, quando proprio mette pace tra i due ebrei, dice: ok, vedi, di fare la stessa fine a noi. Allora Mosè dice: il fatto è risaputo, è meglio che me ne vada. E se ne va. Se ne va, si sposa, è accolto in una famiglia, eccetera. Agli 80 anni ha la famosa visione, no? Del rovito ardente, no? Vai. E tu chi sei? Qual è il tuo nome? Quando vado e mi chiedono: ma chi rimanda? Che cosa devo dire? Io sono colui che sono. Io sono colui che è. Questa è la definizione che Dio dà di sé stesso. Io sono. E così inizia la sua gestione. E qui siamo proprio prima dei 10 comandamenti. E quindi è tutta una preparazione, perché Dio vuole preparare il popolo attraverso Mosè, chiamandolo e dice: vai dal popolo e di queste cose. Ecco perché allora, dicevo, sono parole che interessano anche noi. Dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai di Davide: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Perché vi ho messo, diciamo, sottolineate questa espressione? Perché qui c'è la storia e c'è la fede. La storia dei 10 piaghi d'Egitto. La storia, il popolo che passa indenne, addirittura attraversando il Mar Rosso. Si è girato e ha visto che gli egiziani sono tutti morti. E Dio li ha veramente guidati, li ha condotti. Con questa espressione tipica della Bibbia che troviamo più volte: ho sollevato voi su ali di aquila. Perché voi sapete che l'aquila, per insegnare a volare ai propri figli, no? Li mette sulle proprie ali. E poi quando giungono dall'alto li lascia perché impara ad aprire le ali. E la madre si mette sotto, si carica dentro. Il popolo antico aveva una capacità di osservazione e leggeva anche i fenomeni della natura come simbolo della presenza di Dio. Cercare cosa dice, fermiamoci, cosa dice, poi c'è il secondo passo. E vi ho fatto venire fino a me, perché Israele deve ricordare che da Abramo è diventato il popolo che Dio si è scelto, che Dio ha costituito in una terra con una genealogia, fino a quando, a causa della depravazione, della fragilità, dell'inconsistenza della guida politica, Israele è stato preso, cioè, come succedeva allora, deportati. Venire tutti in Egitto. Erano pochi, quando diventavano molti, dicevano: questi Giacobbe, dicono, allora facciamoli lavorare, uccidiamo tutti i maschi. Regole che ci possono standardizzare, ma è nell'antichità, non avevano un valore simbolico. È il modo come i popoli si contendevano tra di loro e cercavano di dominarsi oppure di liberarsi.
e Mosè allora va al popolo. Ma Dio c'è anche quest'altra. Ora, se darete ascolto alla mia voce, custodirete la mia alleanza. In sé è una condizione, è un patto. Dio dice a Mosè: sì, io so, ti amo, voi siete il mio popolo, ma cosa vi chiedo? Vi siete resi conto che siete usciti dall'Egitto dopo 430 anni? E state andando verso la terra promessa, la terra che io vi indicherò, che ho promesso ai vostri padri? Ora, se darete ascolto alla mia parola e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Dio si costituisce perché lo è, perché lui ha voluto questo popolo. Guardate il risoglio di Abramo, prova a contare le stelle del cielo, prova a contare la sabbia del mare, così sarà la tua generazione. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono parole specifiche che riguarda solo Israele. Non pensiamo al sacerdozio di oggi, al prendere di già messa. Regno di sacerdoti sono coloro che dovevano servire nel Tempio di Israele, nel Tempio poi di Gerusalemme, che dovevano offrire il culto anche con il sacrificio di animali, come si usava allora, al Dio dei Padri. È una nazione santa, che vuol dire la santità. Termine ebraico significa separazione, distinzione, cioè voi siete delle persone speciali che io riservo per me. Questa è la nazione santa. Io riservo per me questo mio popolo. Ma se voi ricordate, se voi riconoscete, se voi siete fedeli a questa alleanza. Allora Mosè convoca gli anziani del popolo, riferisce queste parole, e tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Ecco, l'alleanza diventa un dialogo e una risposta. E quindi il deserto non è solo il luogo della solitudine, dell'angoscia, della fame, ma è luogo anche dell'ascolto di Dio. È luogo del dialogo, perché è nel silenzio che l'uomo può ascoltare meglio il Signore. Leggiamo anche l'altro brano. Il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù. Io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirvi. Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante, e salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: restate qui ad aspettarci fino a quando torneremo da voi. Ecco, avete con voi Aaron e Hur, chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro. Mosè dunque salì sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne per dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Vedete quante volte il monte. Con la nube e compagnia bella sono i termini, le parole della teofania, di Dio che si rivela. È un linguaggio speciale, potremmo dire, che possiamo interpretare per spiegare
fatto della nube qualcosa che avvolge e sa di misterioso, e Mosè entra nella nube, perché Dio è nella nube. La nuvola non è la nuvola, una nube è qualcosa che ti impedisce di vedere chiaramente, non è come lo specchio che noi abbiamo o il vetro trasparente. La nube è il mistero, è il mistero che l'uomo deve accogliere, ma lo può accogliere, lo può credere se c'è da dentro, se si lascia avvolgere da questa nube, come pure questa cima del monte che ha un fuoco, come dice, il fuoco divorante sulla cima della montagna, perché Dio è il fuoco, il rovetto che brucia e non si consuma. Entriamo in queste parole che abbiamo sentito tante volte anche da bambina, carichino, con la storia dell'Esodo. E dopo che abbiamo letto tutte queste cose, altre spiegazioni che trovate lì, c'è il secondo passo. Ma a me cosa dice questo? C'è un'esperienza del popolo di Israele, ma diventa anche l'esperienza di oggi. È una domanda che ciascuno di noi si deve fare stasera, è questa: che cos'è oggi per me l'esperienza del deserto? Qui a tanti, da tante chiese senza chiesa, tante case senza casa, tanta festa senza motivo di gioia. Il deserto è l'esperienza della persona che passa da un senso di normalità, di pienezza, di vita, alla mancanza di ciò che costituisce gioia, pienezza, vita, isolamento. Il deserto è la mancanza di vere relazioni, quindi non è solo un luogo, uno spazio, è anche un'esperienza. E direbbe Papa Francesco, che stasera ricordiamo il 4° anniversario della sua elezione, è anche un'esperienza in uscita. Cioè, uscendo dal modo di vivere la fede, la religione, l'abitudine del nostro rapporto con Dio, scoprirci più poveri, scoprire che abbiamo bisogno ancora di qualcosa, o meglio, di qualcuno. Ecco allora, accettiamo di entrare nella nube. Nel mistero. Il mistero che cos'è? Che cos'è il mistero di Dio? Non posso certo spiegarvelo io, ma è ciò che ciascuno di noi, ciascuno di voi, carissimi, sperimenta nel dare senso al rapporto con Dio. Se è un'idea, se è una filosofia, se è una statua, se è una candela accesa, o se Dio è una relazione personale. Se Dio allora è una relazione personale, senza esagerare, ma è la verità, e Gesù questo deve capirci. Perciò vi ho messo fresco fresco il Vangelo di ieri, no? Portò Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte e si trasfigurò davanti a loro. Che bello! Antico e Nuovo Testamento. Mosè la legge, Elia la profezia, la continuità
dalla creazione alla redenzione, ma è la mia fede? È la certezza che Dio c'è ancora oggi? O è una visione e basta? Facciamo qui pretende, me lo preparo io, perché è bello stare qui, l'ho sentito ieri, con quei verbi che sono gli stessi, uscire dal paese, salire sul monte, scendere a valle. E nella discesa accettate quello che Dio vi dice, perché Mosè è andato sul monte per prendere quella legge. Poi scende giù e trovi il vitello, no, il vitello d'oro. Perché l'incontro con Dio sembra durare da Palazzo Stefano, diciamo, no, che prende. No. Ecco allora cosa mi dice questa esperienza veramente così intensa che oggi, tra terremoto, nevicante, frane e quant'altro, dove sei? E Dio dice, io ci sono. Sono io che non percepisco la tua presenza. Sono io che posso avere ancora dei dubbi, come qualcuno pure ha osato dire, vabbè, ma il Signore si vendica, c'è una punizione, niente affatto. È l'esperienza della creatura che sa di stare al centro della creazione, ma è responsabile in qualche modo, custode della creazione. Dio ha dato all'uomo l'intelligenza perché possa governare saggiamente la creazione, ma in ogni uomo, in ogni donna, in ogni persona è rimasto sempre la traccia del peccato, originale. Lo vedo, mi piace, lo voglio, ma è bene, mi interessa, lo voglio, ma non è opportuno, ma non ti va detto, divento più forte, divento più potente, divento più intelligente, divento più scienziato. Allora non dobbiamo avere la scienza? La scienza ci deve essere, ma anche la scienza deve essere a servizio del progetto della creazione. Leggiamo la Laudato Si di Papa Francesco. Leggiamo quello che ha scritto, troverete qualche citazione nella lettera pastorale, quello che ha scritto già Papa Benedetto a proposito e del deserto e dell'amore verso il creato. Ecco perché l'esperienza del deserto è di un'attualità stringente per noi, ma solo se intendiamo non più il deserto come la sabbia, ma il deserto per ciò che quella sabbia o questo racconto ci ricorda. Perciò allora, se no era troppo lungo, il terzo momento, la preghiera. Cosa dico? Come riesco a fare di questa esperienza di deserto anche una preghiera? Che vi ho portato un primo esempio con proprio il brano del Vangelo, ma potrebbe essere un esempio più semplice, tornando a casa e prendendo la Bibbia, ci sono dei salmi, come il Salmo 68, che Davide, se è stato lui l'autore anche di questo Salmo, rilegge proprio l'esperienza di Israele nel deserto. Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole.
nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. E via tutto l'elenco, no? Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli perché ripongano in Dio la fiducia e non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata. Dimenticarono le sue opere, le meraviglie che aveva loro mostrato, cose meravigliose aveva fatto davanti ai loro padri nel paese dell'Egitto e nella regione di Taris. Divise il mare e li fece passare, fermò le acque come un argine, li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco, spaccò rocce nel deserto, diede loro da bere come da grande abisso, fece sgorgare gli uccelli dalla nube, scorrere l'acqua a fiumi, e via continua. È una poesia anche, ma nel momento in cui diventa preghiera, quali sono le situazioni della nostra vita nelle quali abbiamo sofferto la fame, la sete e il desiderio di sapere di più? Un desiderio di essere soddisfatti della conoscenza di Dio, di comprendere come accogliere ancora Dio nella nostra vita anche attraverso le esperienze della fame e della sete, della solitudine, dell'angoscia, dello svanimento, della stessa morte. Allora la fede si purifica, allora la fede diventa una fede, direi, pura. Perché in tutte queste domande che ho posto e che pongo a me stesso, alziamo gli occhi e incrociamo la risposta di Dio. Ed è la risposta di Dio. Onnipotente, ma Gesù, ecco che fine ha fatto. È risorto. Ma per arrivare alla risurrezione, questo è il prezzo. Cari miei, è la nostra vita, è la nostra fede, è il cammino che abbiamo iniziato con il battesimo. E se il battesimo, come la vita stessa, è un dono, perché credo che a nessuno di voi, a nessuno di noi è stato chiesto il permesso di nascere, il dono però va accolto, perché a volte può essere anche rifiutato, o perché non mi serve, o perché non mi interessa più chi me l'ha regalato. Allora si prende il cartiere, l'orologio d'oro, si mette la cassaforte, state lì che non mi interessa. Ho paura che me lo rubano. E come noi ci regoliamo con le cose, che siamo concreti, così spesso ci regoliamo anche con Dio. Con le cose che non sono ornamento, come un argentino o un orologio, ma con cose che sono la nostra stessa vita. Ecco cosa il popolo ha dovuto imparare nel deserto. Ecco il punto di arrivo della lezione divina, la contemplazione, non perché ci alziamo da terra, no, siamo troppo pesanti, ma perché capiamo il mistero di Dio e l'amore di Dio nella nostra vita. È questo che ci deve affascinare. È questo che ci deve far dire con Pietro: come bello stare qui, facciamo tre tende, perché la tenda del convegno, la
tenda del silenzio, la tenda della contemplazione, la possiamo ritrovare ogni domenica, perché dicevo ieri nell'omelia, ogni domenica noi viviamo i preverbi, usciamo, saliamo, scendiamo, usciamo di casa per venire in chiesa, saliamo sull'altare, cioè saliamo nell'Eucaristia per ascoltare, per contemplare, per nutrirci, per dialogare con Dio. Perché è Lui che ci parla e con questa carica riscendiamo e torniamo a casa. Chiediamo al Signore veramente questa esperienza possa ravvivare la nostra fede, il nostro modo di celebrare l'Eucaristia, perché diventa a volte troppo un'abitudine, un rito. No. L'Eucaristia è il momento in cui sentiamo dire: ehi, sono io, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, sono io. Vuol dire che cambia la prospettiva. Ed è la prospettiva della fede. La fede è un dono, ma è un dono che va cercato, va richiesto. Signore, io credo, aumenta la mia fede. Signore, io credo, voglio credere di più. E allora quando mi trovo nelle situazioni di sofferenza o di disagio, che si chiami deserto, che si chiami fame, che si chiami pianto, malattia, morte, sofferenza, c'è questa certezza: Dio non mi abbandona. Anche se l'esperienza del deserto dovesse essere l'esperienza del mio peccato, nell'ultimo aggancio, l'ultima riflessione, c'è la certezza della misericordia. Perché Dio si è manifestato come un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Papa Francesco ce l'ha ricordato lungo tutto un anno, tutto il giubileo della misericordia. Perciò trovate quel paragrafo 14 e 15 che vi ho voluto stampare, perché questo libretto verde deve essere letto, deve essere meditato. È una consegna straordinaria che Papa ci ha dato alla conclusione del Giubileo della Misericordia. Ora ci fermiamo un momento, in modo che ciascuno possa fare una preghiera personale, silenziosa. E poi, se c'è qualche domanda,
chiedo, ma con molta semplicità. È troppo complicato, è troppo difficile, e mi sembra una conferenza, donna, ho un'esperienza di fede. Che cosa dite voi? Ma con molta semplicità, ripeto, senza pensare, ti vuole rompere il ghiaccio, forza. Episodi, assolutamente.
fede sulla parola di Dio, perché Dio è fedele a se stesso, ha promesso il perdono, lo concede. Israele continua a peccare e Dio continua a perdonare, ma vuole vedere anche i segni del ravvedimento, della conversione. Eccellenza, la mia domanda è un po' diversa. E lei anche nella sua lettera pastorale ha scritto, anche in base a delle troppo catastrofiche, vanno in sud, in questa provincia, che Dio è letto a Dio, diciamo, buono dell'amore. Se giustamente come lei, tutti noi naturalmente pensiamo, tutti questi avvenimenti sono la sua mamma opera. Come mai nell'atto di dolore, quando ogni credente fa l'atto penitenziale, quello giustamente deve dire, l'atto penitenziale dice praticamente tutto il cuore, sì. Ma come lì tanto i fastidi, questo è un fatto un po' per spesso che sennò posso per domani, se Dio non manda fastidi, Dio mi sente non dà fastidi, perché è giustamente dentro la vita. Noi molti sacerdoti ce l'hanno anche insegnato così. Sì, allora. Grazie. Quando si dice che Dio castiga, si parte, perché Dio non sta lì pronto a castigarci. Non è il maestro che ha la bacchetta in mano, per dare le palmate. È la condizione dell'uomo, della persona, che ho fatto un cenno prima, che rimane sempre figlio di Adamo, nel senso che nelle situazioni della vita, proprio perché io non sono onnipotente, vivo dei momenti di fragilità, fragilità fisica, malattia, fragilità morale, il peccato, fragilità psichica, la dimenticanza, fragilità razionale, e là dove conto mio e dimostro e dico, ecco perché la libertà. La prima dimostrazione dell'esistenza di Dio, con alcuni, e che l'uomo ha la possibilità della sua libertà dell'uomo, e che l'uomo ha la possibilità di negare Dio. Io non ci credo, quanti credono di poterlo negare. È chiaro che chi crede può fare, si può dire piacere, può fare un sorrisetto ironico, oppure così come quando dico io credo, chi non crede sorride non ironicamente sulla mia affermazione, povero illuso. Ma ridurre la fede a premio o castigo, punizione o contentino, è troppo banale. E la nostra libertà ce la giochiamo. Quando? Come riusciamo a leggere la nostra vita? Non in un modo di comodo, ma nel modo della fede. Facendo una sintesi di che cosa? Esattamente del contrario di ciò che avviene, come dico spesso, no? Quando tutto va bene sono bravo io, qualcosa va male la colpa è di Dio. È quello che avviene nella nostra mentalità. E invece è il contrario. Quando tutto va bene ringrazio, quando tutto va male invoco. Nel tempo, che è superiore allo spazio, dice Papa Francesco, mi rendo conto nel tempo che quando credevo che Dio fosse lontano da me,
mi era ancora più vicino. Perché, per esempio, posso raccontare il passato, un passato di disgrazia, o anche un passato di grazia, non necessariamente negativo. E mi rendo conto che quella grazia è stato un evento straordinario, inatteso, e che devo riscoprire, accogliere nella gratuità, come ho scoperto. Credo che ciascuno di noi potrebbe stasera raccontare una propria esperienza di Dio, se state qui. Una propria esperienza di fede, che può fare sorridere o non sorridere, o dispiacere agli uni e agli altri, ma è chi l'ha vissuta e chi la racconta che non può prescindere da quella memoria, da quell'esperienza, per dire grazie o per dire aiutami. Ecco la fede. Quindi per invocare aiuto e protezione, ma anche per ringraziare. Perché non c'è solo e sempre dolore, non c'è sempre solo esaltazione, grazia, contentezza. La nostra vita è fatta di tante realtà, la presenza di Dio. E dobbiamo cercare di ringraziare, perché, guardate, noi abbiamo un'unica fede, ma ognuno ha la sua mia. Perché ognuno ha la sua esperienza, non perché è una fede diversa, ma perché nella mia esperienza personale arrivo a Dio, conosco Dio, lo vivo con tutta la comunità. E tante volte lo preciso, no? Quando rinnovo la professione di fede battesimale, no? Alla domanda diciamo credo, il soggetto io, ognuno risponde per sé. Però poi questa è la fede della Chiesa. E quella è la fede della fede. Io credo, noi crediamo. Io credo, questa è la fede della Chiesa. Cioè, la fede è un'esperienza soggettiva, personale, ma non privata e basta. Perché inserisce in una cosa. Perché inserisce in una storia, in una vita, ecco, inserisce nella Chiesa, che è il sacramento dei sacramenti, la Chiesa. Noi ci fermiamo ai sette sacramenti, e il Concilio ci ha ricordato che la Chiesa è il sacramento universale della salvezza. E grazie alla Chiesa che ci sono i sette sacramenti. È nella Chiesa che viviamo i sacramenti, ma è la Chiesa, in quanto tale, madre che genera nella fede e alla fede, che è il sacramento di salvezza per tutti. Ci possiamo alzare in piedi. Final.
Sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Benediciamo.